Ciao a tutti ragazzi, aspettiamo ancora qualche secondo che entrate tutti. Eccoci qua, già abbiamo più di 80 persone connesse, quindi diciamo un grande successo. Mi presento, io sono Nicolo Bardi, uno dei fondatori di Tutored, e insieme a me c'è Simone. Ciao a tutti. E come potete già vedere abbiamo connesse le due speaker di oggi, Angelica e Giulietta. Ciao. Prima di iniziare, diciamo giusto un paio di parole sulla nostra realtà, su Tutored, dal momento che una percentuale di utenti iscritti a questo webinar è nuovo nella nostra piattaforma. Noi siamo una startup, siamo nati qualche anno fa e siamo il punto d'incontro fra studenti, giovani laureati ed aziende. Abbiamo sviluppato questa piattaforma dove, da un lato, facciamo un vero e proprio orientamento al lavoro. Quindi, cosa vuol dire questo? Che all'interno della nostra piattaforma è possibile leggere tutti gli articoli che vengono pubblicati dagli HR delle aziende con cui collaboriamo. È possibile scoprire tutti gli approfondimenti e consigli sul CV, sul colloquio e sugli sbocchi lavorativi. È possibile partecipare a dei webinar come quello di oggi ed è partecipare anche delle business game e delle coding challenge. Oltre a questa parte quindi di orientamento al lavoro, dove parliamo di informazioni che possono essere utili sia a uno studente durante il suo percorso di studi per capire come indirizzare il suo percorso, quindi che tipo di esame fare sì o no l'Erasmus, che tipo di esame scegliere, allo stesso modo è molto utile anche per tutti quelli che sono laureandi e giovani laureati che sono proprio alla ricerca della loro prima opportunità. Oltre a questa parte qui, abbiamo poi un'altra parte invece che è composta dagli annunci di stage e di lavoro che vengono pubblicati da oltre 250 aziende attive all'interno della nostra piattaforma, di un po' tutte le industrie, quindi andiamo da BNP, Generali, Accenture, AXA. Per candidarsi è possibile utilizzare un CV che si può creare all'interno della nostra piattaforma. Questo webinar che stiamo organizzando fa parte di un ciclo di webinar che faremo, ne faremo uno il 22, focus su dei consigli per il colloquio di lavoro, ne faremo uno il 20 ottobre, dove ci avremo il COO di Sara Assicurazione, Luigi Vassallo, ne faremo un altro invece più sul brand management con Francesco Martini e Cecilia Caparrotti. Quindi, prima di iniziare il webinar e quindi di lasciare finalmente la parola agli speaker, giusto un paio di parole su questa piattaforma di Tutored. Come potete vedere, i pulsanti importanti sono solamente due, si trovano sulla sinistra, e uno è Conversation, quindi è una chat nel quale potete scrivere tutto quello che volete. Sotto invece abbiamo un punto interrogativo, question and answer, nel quale è importante che le domande le fate lì. In questo modo per noi sarà più facile e più organizzato poi quando dovremo porre tutte le domande agli speaker. Io direi che abbiamo detto abbastanza, quindi lascerei direttamente la parola ad Angelica e Giulietta. Grazie mille di essere qui con noi e a voi la parola e ci vediamo tra poco. Grazie mille Nicolò, grazie. Beh, allora iniziamo un po' questo webinar. Beh, direi che sono emozionata, non so tu Giulietta, io sono un po' emozionata perché finalmente Dai, faccio. anche io. Esatto. Niente, allora io mi presento. Allora io sono Angelica, classe 1992, quindi devo ancora fare 28 anni, quindi non sono così tanto age. Attualmente appunto ricopro il ruolo di Employer Branding e Communication Specialist in Sia Vision. Sia Vision, piccolo overview, è una software house di Pavia e ha come, diciamo, core business lo sviluppo di software per il controllo qualità del packaging per le case farmaceutiche e anche per sviluppo di soluzioni per l'industria 4.0. Beh, un po' di me. Allora, io sono un'amante della musica sfegatata, amo proprio i concerti. Adesso quest'anno per me è stato un anno abbastanza buio perché appunto con la situazione del Covid tutti i concerti programmati non ci sono più. Infatti quest'amore per la musica nell'ultimo anno, un po' per scherzare, dall'ultimo anno ho iniziato un po' a prendere qualche corso di batteria, quindi mi cimento, diciamo, con la batteria insieme a questo mio amico che sono in una band. E che dire, adesso appunto sono qua e qua con voi per spiegare un po' il mio percorso accademico e professionale. E lascio te la parola a Giulietta, dato un piccolo overview, ecco, dico, vai pure. Grazie Angelica, piccola premessa sulla questione della musica, se vuoi darmi qualche lezione privata io ci sono, mi è molto Dammi ancora un po' interessante di questa cosa che hai tempo, detto. un anno che sono proprio Ok, poi ci mettiamo beginner, d'accordo. esatto. Esatto, allora comunque ciao a tutti, io sono Giulietta, classe 96, quindi ho compiuto da poco 24 anni, laureata da poco. Mi sono laureata praticamente a settembre in International Economics, poi insomma avrò modo di spiegarvi un po' quello che è stato il mio percorso universitario.
attualmente ricopro una posizione di HR intergeneralist in Boston Consulting Group. Precedentemente ho fatto uno stage in L'Oreal. Diciamo che è stato un susseguirsi di esperienze professionali quest'ultimo anno. Le mie più grandi passioni sono sicuramente la lettura e la scrittura, molto, un blog dove insomma mi cimento a volte a scrivere un po' articoli o comunque qualcosa di mio personale. E sicuramente ho una grande passione per gli animali, ho due gatti, spero che non entrino in camera in questo momento, altrimenti sentirete dei miagoli strani, ve lo dico già. E mi piace molto anche, diciamo, meditare e dipingere. Adesso non vi mostro i miei dipinti, perché altrimenti dovrei alzarmi e lasciarvi un po' qua solo con Angelica, però insomma queste sono un po' le mie passioni, ecco. Quindi colgo l'occasione per chiedere ad Angelica qual è stato il suo percorso di studi. Sì, esatto. No, unica cosa, ricordati di mandarmi il link poi del tuo blog. Ah sì, blog, sì, ovvio. Sì, è giusto, ok. Beh, allora, assolutamente. Sì, no, sono curiosissima. Okay. Ecco, sono molto curiosa, tra l'altro. Cioè, oltre amante per la musica, sono anche molto curiosa. Infatti, appena posso, vado in giro, musei e quant'altro. Quindi, questa è un po' la mia caratteristica. Che dire, allora, Giulietta? Io, allora, sia triennale che magistrale, ho frequentato appunto il percorso di studi di marketing in Bicocca, Milano Bicocca. Quindi io per i primi tre anni ho seguito marketing e mercati globali sempre all'Università di Studi di Milano Bicocca, poi ho deciso di proseguire sempre lì il mio percorso di studi perché me l'ho trovata bene in triennale, poi comunque diciamo ero un po' innamorata dell'ambiente della Bicocca, in questa struttura campus, poi anche con i professori mi ero legata anche molto. Quindi ho deciso di intraprendere anche la parte degli studi per corso magistrale direttamente in Bicocca. Quindi diciamo ho un background accademico proprio di 5 anni nel marketing. Ma nel frattempo... Ma diciamo, 100% proprio, dai sì, io sono ai piedi. Io sono una marchettara, esattamente. Io ero proprio fissata, ho detto no, io... mi piace il marketing, ma in realtà ti faccio ridere. Io ho fatto il liceo scientifico perché io volevo diventare una biologa. Poi, poi ho avuto delle grandissime performance, poi mi sono appassionata alla chimica, volevo andare a fare CTF, quindi volevo fare chimiche, tecnologie farmaceutiche. La professoressa dell'epoca mi disse, ma non ti preoccupare, non eri tanto brava neanche in biologia, non andare a fare percorsi di studi. Ok, allora ho detto, mi sai che faccio? Un bel percorso, un bel test attitudinale, vediamo l'orientamento cosa mi dice. E nel test di orientamento mi era uscito appunto che la parte economica di diritto era un po' quello che facevo un po' per me. Quindi poi ho iniziato un attimino a spulciare, guardare un po' nel mondo del marketing e poi alla fine basta, mi sono appassionata e sono andata dritta in quel campo. E una cosa molto importante che non è che ho fatto soltanto, sono stata 5 anni solo in Bicocca, ho avuto anche le possibilità nella magistrale di fare anche una bellissima esperienza di Erasmus all'estero. Ho fatto 6 mesi a Wrocław, che sarebbe Breslavia in italiano, perché è l'unica città, infatti la chiamano la città con due nomi. Ho fatto 6 mesi ed è stata una delle esperienze più belle in assoluto, perché amici che ancora oggi, nonostante siano passati 4 anni, ancora abbiamo un legame fortissimo. Peccato che stanno a rivederci, ma col Covid non ci si può vedere. Esatto, poi anche comunque, cioè nel senso, diciamocelo chiaro, l'approccio di studio all'estero è molto più su case study, diciamo lavori di gruppo, quindi è stato molto più interessante ed è stato veramente, veramente bello. Poi invece sono tornata nel 2017, nel lontano 2017 mi sono laureata e poi da lì ho intrapreso il mio percorso professionale. Però dai, prima di entrare nel dettaglio voglio sapere il tuo percorso di studi. Ok, tu mi hai detto ti faccio ridere, adesso ti faccio ridere io in realtà, nel senso che anche io ho fatto la magistrale in Bicocca come te. Ho fatto il percorso International Economics, quindi io non sono per niente marchettare, ma zero proprio, cioè, nel senso che... Era quella in inglese anch'io. Era quella nuova, quella recente, ottimo. Esatto. Quindi sarebbe economia internazionale, ma il mio diciamo, passato ha radici ben più profonde, nel senso che io ho fatto la triennale al Politecnico di Torino in ingegneria gestionale, quindi sono un ex ingegnere, diciamo, se così posso definire, e vengo dal liceo linguistico.
Quindi, nel senso, diciamo che il mio percorso è stato un salto. Ogni volta ho sempre, diciamo, un po' cambiato, ma più che altro perché sono una persona estremamente curiosa e nel momento in cui capisco che ho una passione o comunque c'è qualcosa che mi incuriosisce, so che non lo posso trovare, diciamo, nel posto in cui, banalmente, in cui stavo studiando, ho deciso per l'appunto di intraprendere un nuovo percorso e quindi dopo, insomma, essermi laureata a nel 2018, ottobre 2018, sì, tre anni fatti finiti proprio. Ah, vabbè, diciamo. Ma prima, comunque 3 anni in ingegneria, complimenti, tra l'altro, scusami. Grazie. Cioè. Grazie. È stata dura, nel senso chi tra gli ospiti, insomma, di questo webinar è ingegnere, sicuramente, se c'è qualche ingegnere non lo so, non posso sentirmi, ma immagino di sì, sa che comunque è uno studio abbastanza impegnativo, mettiamolo sotto questo punto di vista, ecco. Okay. E quindi niente, dopodiché per l'appunto di andare in Bicocca per approfondire un po' le materie che mi interessavano, come l'economia, il diritto, materie più legate anche alla strategia, al management. Perché tu hai fatto gestionale, giusto? Perché essendo gestionale, comunque trattate queste cose, giusto? Esattamente, esattamente. Sì, in piccola parte, però comunque le avevo un po' già viste queste materie che mi interessavano. E dopodiché sono per appunto sbarcata in questo nuovo mondo, a Milano, in Bicocca, tutto un altro campus, tutto un altro ambiente, insomma. E qua per l'appunto poi ho concluso il mio percorso universitario, come dicevo prima, poco tempo fa, in realtà. Nel senso che adesso ormai siamo già ad ottobre, ma a settembre. E qua inizia un po', se vuoi, insomma, ti spoilerò anche un pochino come mai, vai, insomma, vai. Risorse umane, cos'è successo, insomma, da un ingegnere che va a fare risorse umane. Ti ho messo un po' la curiosità. Diciamo che sicuramente non ci si aspetta che una persona che fa ingegneria probabilmente poi vada a finire in un campo di questo tipo. La cosa che mi ha particolarmente, diciamo, colpito di me è il fatto che sono una persona estremamente estroversa, ma penso che un po' tu l'abbia notato in questo momento. Ma sai che siamo sulla stessa linea d'onda, Giulietta. Sì, esatto. Altrimenti non faremmo risorse umane, probabilmente quello. Cosa è successo? Che praticamente durante gli anni della Bicocca ho scoperto, diciamo, un'associazione studentesca che sono le Junior Enterprise, non so se tu ne hai mai sentito parlare, GEMIB, in particolare GEMIB, che era la Junior Enterprise. Se lo dici così, ok, sì. Ok. Sì. Insomma, per chi non le conoscesse, perché giustamente qui stiamo parlando io e Angelica, ma in realtà quello che diciamo è un po' per tutti, se anzi è per tutti. Le Junior Enterprise sono delle piccole, diciamo, associazioni studentesche che operano come delle società di consulenza, tra virgolette, se così possiamo dire, ovvero sono strutturate in varie aree, c'è l'area marketing, l'area HR, l'area commerciale, legale, insomma, diciamo che sono strutturate proprio a practice, se così possiamo definire. E quello che fanno è per l'appunto dare, diciamo, servizi a clienti esterni che possono essere startup oppure, diciamo, progetti che vengono da aziende. Siamo coinvolti in workshop con aziende piuttosto che business game, eventi. È un modo, diciamo, per cominciare ad approcciarsi a quello che è il mondo, diciamo, lavorativo. Ottimo. E funziona, non si sceglie l'area di riferimento. È successo che io per l'appunto lì feci application per l'area risorse umane, un po' perché ero incuriosita, no, da quest'area, un po' perché ho detto perché no, proviamo. Non è che avessi studiato psicologia o qualcosa di inerente, e è stato proprio lì che ho capito che quella sarebbe stata la mia strada, proprio perché ho capito come riuscivo io, diciamo, a esprimermi, e soprattutto la passione che avevo nell'aiutare comunque le persone, in questo caso gli associati, diciamo, a sentirsi bene all'interno dell'associazione stessa, che comunque è in piccolo, poi declinato nell'ambiente aziendale, diciamo che capisce anche il grande impatto che ha il ruolo delle risorse umane. Proprio bella sta cosa qua, cioè, nel senso, anzi, ti posso dire la verità, io comunque l'ho sempre sentito, ma ammetto che non mi aveva mai tanto così incuriosito, ma sarà che comunque sono uscita da 3 anni dalla Bicocca, e magari era ancora una cosa embrionale, quindi magari con te... Sì, è nuova, Gemini. Sì. Quindi secondo me avevo iniziato un attimino ad andare anche proprio a fondo e fare un tipo di comunicazione. Beh, comunque wow, bene, cioè hai fatto tutto, ingegneria, economia, adesso ti sei buttata proprio gli strumenti, hai fatto proprio un percorso... Direi che è abbastanza, insomma. Ti ho visto quasi tutto, cioè ti manca soltanto forse la filosofia, dai.
No, mi manca il marketing, quindi adesso devo capire tu, employer branding, ma spiegaci un po', sono un po' curiosi. No, perché in realtà io non solo ho un background accademico di marketing, ma anche lavorativo. Cioè io ho fatto la mia prima esperienza di stage, è stata tra la triennale e la magistrale, perché cosa era successo? Io mi ero laureata sempre in 3 anni, però ero arrivata nell'ultimo appello, quindi io ho iniziato a settembre e mi ero laureata a marzo 2015. Quindi, come tu ben sai, marzo 2015 ti puoi iscrivere magari al massimo a settembre 2015, perché a volte potevi anche iscriverti, preiscriverti, eventualmente comunque seguire le lezioni e al massimo recuperare quando ti saresti iscritta nell'anno accademico successivo. Però io ho detto, ma senti, sai che c'è? Io mi prendo 6 mesi, mi faccio un'esperienza lavorativa e ho fatto i miei primi 6 mesi in Zucchetti a Lodi, che è stato, vabbè, io comunque provengo da... Mm-hmm. appunto dall'Lodigiano, io sono comunque della bassa Lodigiana, quindi lo Zucchetti e Lodi ero anche abbastanza vicino a casa, e ho fatto 6 mesi, ho fatto proprio la mia prima esperienza nell'ufficio marketing, ho fatto proprio la stagista, cioè data entry, contatti, database, somministrazione di telefonate ai clienti, capire le indagini di soddisfazione e poi portare direttamente al responsabile marketing, cioè quindi ho proprio fatto lo stage, il famoso stage è quello che alla fine fai la tua mini gavetta, e poi comunque cresci, soprattutto impari a stare ambienti in un'azienda, perché io ho sempre lavorato un po' come cameriera, no, negli anni universitari, però era il lavoretto che ti aiutava a mantenerti, che anche quello mi è servito nella vita, perché certo. Sei indipendente, capisci anche comunque le relazioni umane, perché io penso che da lì che mi sono buttata fuori un po', diventando un po' estroversa, perché avendo sempre contatto con i clienti in un ristorante, alla fine in qualche modo devi uscire fuori, non puoi più essere timida. E niente, dopo che ho fatto la mia bellissima esperienza di 6 mesi in Zucchetti, poi ho avuto un'opportunità di stage in Mondadori prima della laurea della magistrale. Sempre in marketing. Sempre in marketing, perché io ero sempre in un ufficio marketing di una testata di design che si chiama Interni, magari non so, uno che fa ingegneria appassionato di design, di arte, architettura, lo conosce come testata, perché il fuorisalone e il salone del mobile è sempre coinvolta questa testata. Infatti è stata un'esperienza bellissima, perché non solo io lavoravo nelle fiere, negli eventi, quindi era proprio pura organizzazione di eventi e fiere nel mondo del design. Non ti dico la bellezza, perché ho conosciuto... Immagino. No, io ero innamorata, ma perché io primo mese di lavoro, prima della laurea, sono andata a Verona, sono andata a Bologna, nelle fiere di settore, cioè sono stata a Milano, le ho viste tutte, cioè primo mese ero tipo buttata in questa cosa ed è stata bellissima. Io però ho fatto 10 mesi di stage, attenzione, 10, perché erano i primi 4 che erano i famosi vediamo come va, e poi più 6 che erano comunque prolungamento. E da lì io cosa ho fatto? I primi 4 mesi, se per il settore è qua e là, e poi siamo arrivati al bellissimo aprile, lontano 2018, che c'è stato il fuori salone, il salone del mobile, in cui io ho fatto tipo 10 giorni, buttata ero fiera, lavorare comunque allo stand, sempre comunque c'era una forte organizzazione, ragazzi adesso è bellissimo dirlo, però l'organizzazione quindi, e certo. Le quantità, cioè era forte, perché comunque nel design soprattutto è molto di facciata, quindi lo stand deve essere bello, organizzi le grafiche, organizzi gli spazi, contatti fornitori e le persone che gli hostel e steward, organizza soprattutto i pass, chi viene, chi non viene, è stato, diciamo, mi ha aiutato tantissimo quei 10 mesi a proprio darmi il plus di organizzazione, perché comunque veramente poi avevamo un direttore molto esigente e quindi c'era proprio bisogno di un'organizzazione quasi perfetta. Ho fatto anche i miei errori, io mi ricordo ancora certi errori. Anche io li sto facendo qui adesso, però la cosa bella è che sei in stage, era comunque nuovo, io comunque Mondadori c'è stato proprio cuore, e anche tuttora quando riesco a vedere qualcuno, a scrivere con qualcuno, guai. Peccato che però, piccola chicca, nel senso tutta questa esperienza è terminata, perché appunto il mondo dei periodici nel 2018 è entrato in forte crisi. Cioè adesso io non so se tu conosci Panorama, perché tu sei giovanissima, sei una 96. No, Panorama 10 anni fa era un grandissimo attestata di cronaca, e adesso non ce l'ha neanche più Mondadori, per farti capire come è entrato nel mercato la crisi del periodico. Quindi purtroppo è finita, e poi io prima di arrivare qua in Sia Vision ho fatto il mio bellissimo mese
a cercare lavoro, cioè io il mio lavoro era cercare lavoro, l'ho mandato dappertutto, i curriculum multinazionali, cioè sono andata in giro, facevo i miei bellissimi 5 step di colloqui, quindi telefonico, assessment. Avevo modo di darvi anche qualche insight su queste cose, adesso assolutamente, poi ci arriveremo. Assolutamente, perché cioè, ti lasciano magari veramente 5 step di colloqui, ti lasciano proprio senza fiato, che devi incastrare tra un colloquio e l'altro. Ero andato il lavoro, era diventato proprio il lavoro, trovare lavoro, era diventare, cioè proprio, era il mio lavoro per un mese. E poi mi hanno chiamato qua in Sea Vision, quindi sono arrivata qua in agosto 2018 come stagista, ed ero comunque a supporto della mia collega che ancora lavora con me, e ero comunque, diciamo, è stata un po' la mia tutor, e ho fatto i miei piccoli passi. Fai conto che io sono arrivata agosto 2018, un mese di training, eravamo soltanto io e lei, quella è andata in congedo matrimoniale. No, congedo matrimoniale, mi ha lasciato un mese da sola. Che io il direttore di marketing, a smazzarci un mese tra fiere, eventi, brochure per la rete vendita. E infatti, grazie a quello, secondo me, hanno visto un po' questa mia intraprendenza, hanno notato un po' il mio carattere, hanno visto, questa qua dovresti lavorare, e tempo neanche 6 mesi ho avuto il mio contratto indeterminato, quindi ho fatto il mio stage. Ma eri quindi iniziato, cioè in marketing però è sempre iniziato, non eri ancora in employer branding? Sono entrata qua come marketing. Ok. Sì, io ho fatto tutto, cioè nel senso eventi corporate, eventi aziendali, brochure, social media. Che pare, insomma, proprio. Tutto, cioè alla fine ho fatto proprio tutto, perché essendo comunque un'azienda un po' più piccola, comunque ti ritrovi a dover fare tutto, cioè Sea Vision, ti ripeto, noi eravamo 90 nel 2017, se ne siamo trovati 180 fine 2019, quindi anche star dietro, infatti adesso abbiamo comunque un organico molto più grande, l'ufficio marketing è più grande, c'è un manager, c'è un ingegnere che segue, cioè quindi per farti capire un pochettino un po' più elaborato, no? E niente, quindi per farti capire, poi mi sono ritrovata a fare employer branding, però guarda, quello ne parliamo poi dopo, diciamo del lavoro dell'employer. Ok. Perché alla fin fine percorso curiosa, perché l'ho ancora fatto io. No, ma sicuramente, penso, cioè, capire, io ho fatto solo marketing, però adesso io voglio sapere un po' te, cioè scusami, tu mi hai fatto dall'ingegneria all'economia, e adesso voglio sapere un attimo quello che mi hai combinato lavorativamente. Cosa ho combinato? Cosa ho combinato? Tante cose in realtà, devo essere sincera, ho combinato un po' di cose, ma più che altro perché un po' come te ho questo spirito, diciamo, di prendimi i rischi e buttarmi un po' nelle situazioni, quindi cosa ho detto? Ok, sono al 5º anno di università. Io non mi accontentavo più dell'università, io volevo fare altro, volevo cercare assolutamente uno stage, non ce l'avevo, diciamo, obbligatorio dal punto di vista di credito, esatto, per corso di studi, così mi sono messa a cercare, mi sono fatta il mio LinkedIn, mi ero fatto il mio CV, tutto quanto, comincio a mandare le candidature e trovo il mio primo stage a Milano, in una società di consulenza che si occupa di change management, quindi è una parte, diciamo, delle risorse umane, però più consulenziale, ovvero una parte che diciamo, cerca di aiutare i team, mettiamola così, a riorganizzare, diciamo, processi interni, comunque risolvere problematiche a livello proprio, non so, di leadership piuttosto che di comunicazione. E si ha comunque a che fare ovviamente con persone di un certo livello. Io ero capitata in un ambiente molto piccolo di nicchia, dove per l'appunto, come diciamo, clientela si parlava di C-level, top management, quindi io appena arrivata, prima esperienza, buttata in un ambiente così, e dicevo, ok, qual è il mio ruolo qua dentro? Nel senso, non ero, diciamo, così strutturata, formata. Devo dire che comunque è stato comunque un bel momento, perché ho imparato io stessa, diciamo, a sapermi relazionare con le persone che hanno più esperienza di te, certo, che vengono da ambienti di un certo tipo, aziende multinazionali, comunque non puoi, diciamo, essere solo una stagista, tu devi essere una persona che sa anche intrattenere un tipo di conversazione con queste persone e sa anche di cosa stanno parlando. E poi ho avuto anche la possibilità di, diciamo, approfondire un po' questa tematica del change, che insomma è molto interessante, è qualcosa di, diciamo, un po' nuovo, sì, perché comunque non tanto lo fanno, nel senso anche a livello di consulenza, comunque qualcosa di un po' particolare. E diciamo, ho visto un po' questa parte delle risorse umane, che non è quella, diciamo, prettamente legata al recruiting, piuttosto che l'employer branding, il learning, insomma, queste cose qua. Dopodiché ho detto, ok, mi sono fatti i miei 6 mesi, ho finito praticamente a gennaio, e non stavo cercando in realtà un altro stage, nel senso che ho detto, facciamo un po' la metà anche dall'università, nel senso. Ma tu studiavi e lavoravi? Sì, lavorare.
Io lavoravo, sì, sì. E come facevi? Io facevo la pendolare, andavo a Milano, avanti. Diciamo che mi organizzavo, semplicemente mi organizzavo, nel senso che la cosa erano registrate le lezioni in casa da lavoro piuttosto che nei weekend, mi prendevo quel sabato mattina per rivedermi le lezioni, poi comunque facevo passare gli appunti dai miei compagni, insomma mi sono sempre un po' organizzata, devo dire che non mi è mai troppo pesata questa cosa del fatto di lavorare e studiare, poi io sono una persona che se metti in testa una cosa, quella è e quella la devi fare, quindi diciamo che sono riuscita abbastanza a organizzare questa doppia vita, tra virgolette. E dopodiché ti dico, per l'appunto, non cercavo un altro stage, finché esattamente dopo 3 settimane che avevo finito, vado su LinkedIn, perché io lo dico ragazzi, sono un amante di LinkedIn, usate LinkedIn, perché LinkedIn anch'io veramente serve tantissimo. Supporto! Anche Angelica, esatto, veramente LinkedIn serve, non soltanto diciamo per trovare lavoro, ma anche, sì, anche proprio a livello di network, di conoscenza di persone e di contatti, è veramente veramente importante. Curate il vostro LinkedIn, se tengo sotto esatto linea proprio. Soprattutto con la foto, almeno la foto, almeno la foto. Almeno la foto, almeno la foto, esatto. E il titolo di studio, dai. È già un buon inizio, poi si può sempre, ma è un buon inizio. È successo che praticamente ho avuto di quello che poi sarebbe stato il mio futuro tutor in L'Oréal, un posto insomma interessante sul mondo delle risorse umane. Io mi ricordo che l'avevo diciamo linkato, piacciato, se così possiamo dire, e dopo poco tempo esce questa posizione di HR in L'Oréal, diciamo che era generale, non avrei saputo a priori cosa sarei data a fare, quindi mando il CV, ma così è proprio, ve lo dico ragazzi, a caso, nel senso che non c'era l'intenzione di andare a fare questa cosa. Fatto sta che mi chiamano e io contentissima perché non me l'aspettavo per niente. Certo, dopo i vari step di selezione, in questo caso diciamo che dopo i vari step di selezione, in questo caso non sono 5 per fortuna, diciamo L'Oréal sono un po' meno, nel senso che poi ovviamente dipende anche tanto dalla posizione per cui si fa application e l'azienda a cui si fa application, giustamente. Mi hanno offerto questo stage nel Dipartimento Learning and Transformation, che è sempre un ramo dell'HR che non avevo mai, diciamo, avuto modo di approfondire. Lascio un attimo in stand-by questa parte del learning, così magari poi sentiamo anche la parte di Angelica di Employer Branding, per poi, diciamo, finire quello che è la mia posizione attuale, quello che sto facendo adesso, nel senso che, terminato il mio percorso di stage in L'Oréal, diciamo che ho avuto altre 2 opportunità molto importanti, di cui una, insomma, è quella in cui diciamo, sono attualmente occupata. E adesso faccio praticamente parte del team delle HR Generalist di Boston Consulting Group. Ho iniziato praticamente il 1° di ottobre, quindi sono esattamente 2 settimane che sono in BCG. E, scusa, non ti ho sentito. No, è freschissima. Ti ho persa un attimo, no, Angelica. Cos'è che mi hai detto? No, ho detto che è freschissima, che è iniziato proprio da poco. Sì, da pochissimo. Infatti, ho finito una cosa, ho iniziato un'altra, ma in realtà era anche un po' il mio volere, nel senso che dopo che avevo finito comunque lo stage L'Oréal, già preventivamente avevo messo in conto di già cercarmi qualcosa per dopo la laurea, sostanzialmente non volevo stare un po' con le mani in mano. Quindi mi ero guardata già un po' intorno e mi è arrivata questa grandissima opportunità a cui non ho assolutamente detto di no, devo essere sincera. E in questo caso, diciamo che la mia figura è più legata invece all'ambito proprio del recruiting, quindi mi sto occupando principalmente di questo aspetto, cosa che non avevo, diciamo, visto invece in L'Oréal. Quindi devo dire che come per corso, diciamo, nel mondo delle risorse umane, sto riguardo la formazione e poi, insomma, adesso la figura del generalist. Okay. Diciamo un po' questo riassunto. Un po' tante cose, tante cose davvero, te, cioè nel senso proprio fatto tanto. Vabbè, anche tu, nel senso, che adesso... No, cioè nel senso, tu sei anche un po' più piccolina di me, nel senso, cioè io 4 anni in più,
Non diciamolo che siamo in diretta, eh? No, no, vabbè, fa niente. Teniamo l'età, perché hai detto sì. Prima, però no, non teniamolo troppo. Fa niente, no, no, non è importante, ma sì. No, comunque, wow, complimenti, proprio curioso. Ma quindi l'employer branding... Ah, giusto. Grazie, l'employer branding, spiegami un po'. Questo è un problema che ho ancora fatto. Magari un po'. Tanto fa pian piano, magari ci arrivi, ecco. No, allora, l'employer branding, guarda, diciamo che io sono arrivata in HR perché appunto ho detto io ho sempre comunque lavorato nel marketing, sono arrivata in Savision perché sono entrata nel dipartimento marketing, però in realtà io collaboravo con l'ufficio HR per supportare gli eventi in università, gli eventi di careers, gli eventi, non so, la pagina careers sul sito web, i post social, sempre a parte un po' più talent. Quindi cosa vuol dire? Che io comunque sì, lavoravo nel marketing, però supportavo già delle risorse umane negli eventi e comunque nella parte comunque di presentazioni eccetera, che fosse più orientato a un pubblico più giovane eccetera. Quindi diciamo che io ero un po' più portata a fare sempre qualcosa di talent acquisition, quindi qualcosa di relativo alla ricerca comunque del personale in modo un po' più attrattivo, fare brochure, appunto mandare direttamente università. Quindi diciamo ero già un pochettino, nasavo già questo mondo. Ma cosa è successo? Che appunto, come ti raccontavo prima, essendo che comunque l'organico della mia azienda era doppiato, cioè proprio ricresciuto del 200%, scusate, quindi da 90 del 2017 a 280 adesso. Che non è poco, cioè, quindi abbiamo comunque il doppio. Cioè, è entrata comunque l'esigenza di, ok, allora, momento, fermiamoci un attimo, qualcuno però si deve occupare non solo di recruiting, ma che faccia comunque delle strategie per anche la retention, perché siamo arrivati a, abbiamo avuto questa crescita esponenziale, però adesso siamo arrivati un attimo che la curva si è stabilizzata, adesso abbiamo comunque portato tutto l'organico, però adesso diciamo teniamocelo questo organico, quindi non solo recruiting, talent acquisition, quindi venite a lavorare da noi, ma cerchiamo di tenere comunque i nostri dipendenti a casa, perché comunque essendo un'azienda che è software, il comparto di, abbiamo 40 ragazzi che sono dei trasfertisti. Adesso io non so se tu hai mai avuto modo di avere a che fare con il mondo che sia consulenza, comunque trasfertisti, sei sempre fuori, non sei mai in ufficio, è una vita diversa rispetto a chi lavora in ufficio. Quindi sì. Dopo in BCG diciamo di sì, ecco. Esatto, okay. Cioè, quindi tu dici questi ragazzi qua che sono giovanissimi, che questi ingegneri quindi hai il profilo dell'ingegnere, che vengono a fare lavoro trasfertista, sai benissimo che c'è un turnover, perché o lo tieni dentro in azienda oppure i ragazzi vanno comunque da un'altra parte, perché non ti fanno tutta la vita viaggiare 300 giorni l'anno su 365, quindi certo. Capisci che devi iniziare, l'azienda ha iniziato a avere questo tipo di esigenza, ha detto ma dobbiamo portare qualcuno in HR che faccia la politica di employer, quindi proprio che è la politica del datore di lavoro ideale. Allora l'hanno chiesto a me. Ok. A fine dell'anno 2019, quindi neanche un anno fa, mi ha detto, ma ascolta, ma andare in HR a fare proprio employer, dato che comunque in realtà lo fai già, perché comunque gli eventi aziendali insieme alle mie colleghe, comunque me ne occupavo, le comunicazioni interne, bene o male, le email, me ne occupavo già in realtà, solo che se non il marketing devo fare anche tutt'altro. Adesso vogliamo una figura dedicata. Allora io ho detto, va bene, arrivo, ho accettato subito, perché mi piaceva tantissimo, perché ho detto, ah, quindi comunicazione, vado comunque all'università, devo comunque tirare fuori le strategie, e vi dico, siamo proprio nella fase più embrionale, cioè io adesso, cavolate, il progetto più grosso che abbiamo fatto ad oggi è stato creare un intranet internazionale, perché, attenzione, la mia azienda è sì di Pavia, ma siamo nel mondo, abbiamo 330 persone nel mondo, quindi siamo in Brasile, siamo in Messico, siamo negli Stati Uniti, in Russia, quindi abbiamo iniziato a creare già prima un intranet aziendale in cui comunque comiamo tutte le comunicazioni di corporate, che sia di people e quant'altro, è stato il più grande progetto che ho fatto ad oggi. Io sono entrata ufficialmente in HR a giugno, quindi da gennaio ho fatto un po' il passaggio, poi è arrivato il Covid, quindi un pochettino si è rallentato e adesso sono sbarcata qua. Quindi adesso pian pianino stiamo tirando fuori delle strategie per comunque fare queste politiche. Quindi proprio sono in fase embrionale per iniziare a tirare fuori appunto i valori dell'azienda e per iniziare a lavorare.
Quindi adesso voglio sapere però, dato che cos'è un po' l'employer branding, adesso voglio sapere un po' cosa hai fatto in L'Oréal e poi quello che fai adesso in BCG. Assolutamente sì. Io però, insomma, sarei anche curioso di sapere se i nostri ospiti hanno delle domande, perché noi continuiamo a parlare qua tra di noi, ma io sono curioso di sapere se questa cosa qua. Ragazzi, in effetti, però. Guarda, allora, siamo in racconto volentieri, ma... Siamo entrati a posto e vedo che qui stanno arrivando un sacco, ma proprio tante, tante domande. Quindi partiamo da questo presupposto. Però la vostra chiacchierata... Io sono pronta a rispondere, dai. No, ma chiaro, la chiacchierata era molto, molto piacevole e interessante, quindi non volevo interrompervi, però era un momento che siamo arrivati a oltre 20 domande, quindi per fare un po' il punto. Prima però di iniziare a leggere le domande, mi sembra giusto e molto interessante che Giulietta concludi un pochino il discorso, esatto, che sta, quindi parlare un po' di quello che facevi L'Oréal, quindi diciamo più sul lato di transformation e quello che fai oggi, quindi per capire così abbiamo visto un pochino la figura dell'employer branding. Ora con te possiamo vedere la figura del generalist e di chi fa appunto learning, così già abbiamo, diamo un quadro diciamo un po' a chi ci sta ascoltando di tutto quello che uno può fare all'interno delle risorse umane. E poi passerei invece alle domande più specifiche che sta arrivando, parlano dei tool, parlano delle competenze, parlano dei colloqui, quindi abbiamo vari argomenti. Lascio a te la parola, Giulietta. Certo. Ok, grazie Nicolò. Allora, parto un po' da quell'esperienza, questa più recente che sto facendo, ovvero quella in BCG, dove per l'appunto sto ricoprendo questa figura di generalist. Attualmente, come dicevo in precedenza, mi sto occupando più del recruiting, quindi tutto quello che concerne l'application, quindi lo screening dei CV e poi gli step di selezione successivi. Ovviamente per chi magari insomma conosce già un po' la realtà di BCG o comunque ha avuto modo di fare application, sa che, come diceva Angelica, in questo caso ci sono tanti step di selezione, quindi non soltanto tanto dal classico full screen, ma a varie interviste con vari ovviamente livelli di difficoltà. Quindi mi sto occupando un po' di questa parte qua attualmente. Mentre, diciamo, adesso parlando un po' dell'esperienza quella in L'Oréal, che è stata anche quella che mi ha preso diciamo più tempo quest'anno, mi occupavo per l'appunto di learning transformation, ovvero tutto quello che riguarda la formazione del dipendente. In che senso? Nel senso che si cerca per l'appunto di capire quelli che sono i need di sviluppo del dipendente aziendale e si cerca di costruire un percorso ad hoc di formazione per questa persona che sia in grado per l'appunto di permettergli di fargli sviluppare quelle skills di cui ha bisogno per esempio, non so, diventare un manager di un team più grande rispetto a quello che gestiva in precedenza, oppure anche proprio per degli step di carriera o per crescita personale, proprio perché, non so, lui ha uno spiccato interesse nel finance, anche se fa parte del dipartimento marketing. Quindi è stato un po' questo il mio, diciamo, aiutare le persone a trovare quella che è, diciamo, loro via migliore di sviluppo. E tutta questa diciamo attività veniva anche affiancata da un'attività di comunicazione, perché noi come team L'Oréal avevamo anche modo di comunicare ai dipendenti varie attività di formazione, quindi webinar piuttosto che eventi che noi stessi organizzavamo, sempre con l'ottica di un diciamo continuous learning, della serie non si smette mai di imparare, no? Frase un po' scontata, però insomma era un po' questo lo scopo del mio team. E quindi ho un po' affiancato il mio team in tutte queste attività. Sono breve perché so che ci sono le domande, quindi poi chi avesse diciamo curiosità più specifica ovviamente può insomma scrivermi o contattarmi su LinkedIn, dove preferisce, ecco. No, diciamo che abbiamo parlato un po' troppo, siamo un po' presi un po' nel discorso, scusate. Avete dato, ma abbiamo ancora 100 persone che ci stanno ascoltando, quindi diciamo che per 40 minuti hanno ascoltato vuol dire che hanno apprezzato molto quello che... meno male. Allora, diciamo, ovviamente le domande che ci sono sempre, come tutti i webinar che noi andiamo a fare, molto, molto pratiche, ok? Quindi, diciamo, da dove possiamo iniziare? Diciamo, la prima, diciamo, potete rispondere abbastanza facilmente, molti vi chiedono sempre, no? Per lavorare nel settore delle risorse umane si può aggiungere anche attraverso una laurea umanistica di ambito educativo e formativo? Qua, diciamo, io so che è se così. Se volete... Vai tu, dai, questa rispondi tu, visto che adesso sei HR generalist, vai. Allora, assolutamente sì, nel senso che ovviamente se si è studiato per insomma materie ovviamente più umanistiche si ha la possibilità per l'appunto di accedere a tirocini nell'ambito di HR. Ovviamente quello che posso dire è se unito a questo percorso si è fatto comunque già delle esperienze in certi non so, aziende piuttosto che insomma un'esperienza pregressa, questo aiuta ancora di più la candidatura. Però assolutamente sì, anzi, è giusto che sia così, ecco.
Sì, diciamo, io quello che aggiungo, io diciamo, abbiamo scritto con Simone, siamo, negli ultimi mesi abbiamo intervistato tantissimi ragazzi, diciamo, come è successo anche Angelica e Giulietta, e molti ragazzi che lavorano, ragazze lavorano in ambito di risorse umane, abbiamo visto che è uno di quei, diciamo, di quei settori nel quale trovi chi fa psicologia, chi fa studi, chi fa filologia, chi fa filosofia. Anche filosofia. Assolutamente. Chi fa assolutamente. Tipo Giulietta. Anche scienze politiche. Scienze politiche, economia. Esatto. Tutto. Sì, no, veramente, background molto variegati, non variopinti. Esatto. E qua, infatti, si collega un'altra domanda che sta però sulla chat, è stata fatta, sul tema del master. Quindi, perché mentre non esiste, o almeno che io conosco, una magistrale, una triennale in ambito risorse umane, esistono però diversi master in ambito risorse umane. Quindi, una domanda che fanno spesso, l'hanno fatto anche gli altri webinar che abbiamo fatto in ambito risorse umane, è: voi conoscete qualche master di risorse umane? Secondo voi, può dare un valore aggiunto a un ragazzo che magari appunto viene da uno studio umanistico, ha senso fare un master oppure no? E qui diciamo magari... Assolutamente sì. E poi passiamo a Giulietta. Guarda, Giulietta secondo me è la prova vivente, quindi secondo me Giulietta è indicatissima. Assolutamente sì, nel senso che proprio perché si ha una passione, è giusto anche diciamo coltivarla, ci sono i mezzi per farlo. Io adesso non so se posso fare... diciamo spoiler di scuole piuttosto che altre, però insomma ci sono delle business school e qua non faccio nomi, però che offrono comunque dei master specifici in human resources e sono comunque molto ben visti dalle aziende, perché comunque è un plus, il master è sempre un plus, quindi assolutamente sì, se si ha la possibilità di farlo è comunque una carta vincente poi da giocarsi in un colloquio, anche perché comunque nel master c'è anche la possibilità di fare un tirocinio, quindi questo è qualcosa che dà anche molto di più alla persona stessa, sia in termini diciamo di credibilità professionale, ma anche in termini di crescita personale. Sì, guarda, diciamo, sono d'accordo. E qui diciamo un'altra domanda molto importante, così magari questa volta facciamo partire Angelica. Okay. un'altra scusami. Ma no, ma perché se comunque sei perfetta, cioè scusami. Perché... Ovvero, il tema, la domanda che ha fatto Giuseppe è la seguente: cosa consiglierete per un neolaureato in giurisprudenza, nel suo caso che vuole arricchire il proprio curriculum per lavorare nel settore HR? Cosa ricercate in un candidato quando leggete il suo curriculum vitae o durante un colloquio? E qui aggiungo, no, il tema delle competenze, che l'hanno fatto tanti altri ragazzi. Quindi il tema è: quali sono le competenze che un neolaureato o anche uno che sta studiando dovrebbe iniziare già a maturare per lavorare nel vostro ambito? Allora, io do il mio punto di vista, però io vorrei anche il punto di vista di Giulietta a questo punto di vista. Cioè, perché? Visto che lei fa anche un po' più di recruiting. Okay. Ora, io comunque non faccio meno recruiting, però mi è già successo in un career day di parlare con i ragazzi di giurisprudenza. E secondo me, quando tu puoi anche fare giurisprudenza 5 anni, cioè nel senso non è vietato che tu ti lauri in giurisprudenza e possa fare l'avvocato. Però se tu hai delle soft, le famose soft skills, che sei portato al contatto umano ad avere una specie di empatia, magari non so, fai volontariato e lo metti comunque nel CV e tu fai una candidatura nel risorse umane che sei giurisprudenza, fidatevi che è ricercatissimo, perché adesso nelle risorse umane le questioni della privacy, soprattutto adesso che sta diventando molto cavilloso tantissimo, perché per esempio le aziende o si appoggiano esternamente da consulenze legali o comunque internano qualcuno, fanno proprio un ufficio legale. Pensate avere uno di giurisprudenza direttamente nell'ufficio legale. Quindi secondo me ci sta, non è un problema entrare nel mondo delle risorse umane, però secondo me magari nel tuo CV, se tu hai una passione proprio nelle risorse umane, devi dare anche qualche soft skills in più, non il mio sogno di lavorare nelle risorse umane, ma perché, cos'è che ti porta a fare questo tipo di lavoro. Ecco, io do questo consiglio. Sì, io sono d'accordo completamente con Angelica da questo punto di vista e aggiungo soltanto il fatto che questo lei ha citato comunque la privacy tutto quanto. Attualmente ci sono comunque dei dipartimenti proprio HR che hanno a che fare con quella che è la compliance e tutto quello che è, diciamo, l'aspetto più burocratico del mondo delle risorse umane, quindi assolutamente si può, come diceva anche prima Nicolò, nel senso uno può avere veramente un percorso di studi totalmente slegato poi da quello che si va a fare. Esatto. Io sono la prova vivente, insomma. Quindi l'importante è sempre accompagnare tutto anche dall'esperienza e dalle skills che sono molto importanti. Esatto. Ok, io ne approfitto perché sono arrivate alcune domande su tema colloquio.
Okay. Visto che okay. È il vostro ambito, diciamo, di competenze più o meno, insomma, che cosa consigliereste a qualcuno che deve affrontare un colloquio per la prima volta in ambito risorse umane, per esempio? Anche perché, diciamo, è abbastanza curioso assistere a un colloquio, immagino un colloquio di risorse umane, vedere un futuro recruiter che fa delle domande, che viene colloquiato, diciamo, da una persona che potrebbe essere, diciamo, il suo futuro capo. Insomma, è curioso. Che cosa, un consiglio, un'esperienza, che cosa dite? Ma io posso dire che sicuramente... Diciamo che... non lo so. No. Il partito, chi va? No, vai, stavi iniziando a non interrompere, vai, tranquilla, io ero soltanto una cosa, semplicemente a un colloquio di lavoro, che tu vuoi lavorare nelle risorse umane o meno, un piccolo preparato bisogna esserlo sempre, soprattutto se fai risorse umane e ti fai colloquio uno di risorse umane, almeno arrivare molto più preparati, perché sicuramente vai a finire, non fai il solito colloquio come ti chiami, quali sono le tue passioni, ovviamente ci avrai anche comunque i famosi problem solving da dover fare. Perché quando tu devi gestire i dipendenti è normale che avrai comunque uno step in più rispetto a una figura tecnica, perché lì ci pensa il reparto tecnico, ma tu nelle risorse umane devi anche avere quelle attitudini, soft skill, un passo in più, almeno io quello che ho visto è questo. Poi Giulietta, dimmi anche tu cosa ne pensi, ecco, di questo punto di vista. Diciamo che una persona, ammetto che è molto divertente, nel senso che, allora, io personalmente, diciamo che avendo avuto già un po' di esperienza pregressa in GMIB nell'ambito delle risorse umane, c'è da dire che nel momento in cui fai un colloquio, non dico che ti aspetti un po' quello che ti potrebbero chiedere, però se sei un poco furbo, cerchi di indirizzare un pochino anche il tuo intervistatore verso quello che vorresti che ti chiedesse. Quindi il mio consiglio in generale è anche sul CV di scrivere solo quello veramente che si è fatto, che si è consapevole di sapere e di essere, perché se io ad esempio che ho il tedesco livello C1, che ho fatto il linguistico 5 anni fa, magari 5 anni fa ce l'avevo veramente C1, adesso ovviamente non è così, quindi non posso permettermi di scrivere magari qualcosa che poi non è vero, che magari un recruiter me lo va anche a chiedere. Quindi diciamo è un po' questo tutto quello che ha detto Angelica. Sì. Adesso vedo un'altra domanda. Esatto, una ragazza che chiede. Esatto, e qui magari mi aggancio dicendo che personalmente sicuramente la cosa che insomma viene notata è l'empatia, sicuramente, perché lavorare in un ambiente risorse umane richiede primo di essere empatici, di avere un focus soprattutto sulle persone, esatto, perché comunque sono le persone l'anima dell'azienda. Quindi se non si ha questo aspetto un po', diciamo, di caring nei confronti dei propri dipendenti, ovviamente non si può, diciamo, lavorare nel settore risorse umane. Poi dipende tanto anche per l'azienda per cui si fa application, diciamo che generalmente un po' è questo, anche l'attenzione all'organizzazione, il fatto di saper capire e comprendere i problemi degli altri e essere anche in grado di, diciamo, proporre delle soluzioni, ma fare in modo anche che le persone arrivino da sole un po' a queste soluzioni. Un po' questo, ecco. Concordo. Sì, diciamo questo tema dei colloqui del CV è qualcosa che anche noi con Tutored ne parliamo tanto. Infatti, diciamo, tutti i ragazzi quando poi accedono a Tutored, c'è una sezione del nostro sito che si chiama proprio contenuti formativi, dove lì all'interno trovano un sacco di contenuti scritti sia da noi che dalle aziende in cui collaboriamo, proprio su come affrontare un colloquio telefonico, quindi quali possono essere i classici errori da non fare e le best practice, quindi come scrivere al meglio un CV, una lettera motivazionale, esatto, quindi tutte quelle cose. Ovviamente poi quello che avete detto voi è verissimo, essere onesti, che forse è la base, pure perché ricordiamoci che il colloquio non è... Sì, essere se stessi soprattutto. Esatto, sì. Esatto. Però attenzione, anche come dici tu, essere se stessi, ok. Io per esempio nei miei tantissimi colloqui c'era anche qualcuno che magari sembrava che fosse se stesso e quindi magari catturava la famosa attenzione, poi magari a livello pratico... Nisba, cioè attenzione, quindi onesti, perché non è che entrate e allora onesti, vero? Onesti, dovete essere onesti, perché volete essere bravi, avete 110 tanto poi lode. Guarda che vi scoviamo, esatto. È inutile. Lode, sei pintina, però se comunque poi tutto quello, ok, sei bravo in curriculum, ma dopo tu professi di essere qualcuno che non sei, state attenti, cioè l'onestà prima di tutto, ve lo consiglio.
Assolutamente, perché poi appunto sì, concordo. È un punto di partenza, ok? Quindi uno dice, ah, ho fatto il colloquio, sono stato assunto, ho fatto, no? Perché poi tu devi lavorarci, quindi il fatto che tu hai detto che parli cinese tedesco, poi ti dicono, ah, c'è un nuovo cliente tedesco, vai! Ecco là che sei, hai fatto, diciamo, sei entrato e devi andare via. Beh, banalmente quello che posso dirvi un po', esatto, un po' base anche a quello che sto un po' vivendo nelle mie ultime esperienze, anche in questa attuale, non tutto quello che, almeno quello che ho visto io, quello che c'è scritto sul CV, si chiede sempre. Quindi se una persona mi mette una cosa che è un po' particolare, dice, ah, interessante, vediamo se è veramente così, è la prima cosa che gli vado a chiedere, la prima. Quindi veramente l'onestà, assolutamente prima cosa, assolutamente sì. Assolutamente. Quindi una domanda, secondo me, flash, diciamo, però pure questa viene spesso chiesta, Irene. Quanto pesa all'interno di un CV di risorse umane un'esperienza all'estero? Quindi che sia uno stage, esperienze lavorative, io ci aggiungerei anche un Erasmus, che è vero che non è un'esperienza lavorativa, però è un'esperienza. Secondo voi, sì, quanto è importante questo tipo di... Tanto. Ormai tanto. Cioè, almeno ti posso dire, esperienza sempre durante i colloqui. Ormai sta diventando una cosa imprescindibile. Cioè, l'esperienza all'estero, soprattutto per alcuni settori lavorativi, per esempio io che ho lavorato nel marketing, se non avevi un'esperienza all'estero... Cioè, 110 lode, c'è un altro col 110 lode, ma un altro col 110 lode che tanto è andato fuori. Quindi se tu, uguale 110 lode, ma non sei andato fuori, prendono quello che è andato in un'esperienza lavorativa all'estero. Ma non bisogna soltanto vederlo solo a livello di CV, perché è vero, di CV, esatto, un'esperienza all'estero è importantissima, ma anche come esperienza personale, perché comunque quello che ti aiuta al di fuori, perché se tu vai all'estero, capisci alcune culture, se vai a lavorare poi in contesto internazionale, ti salva. Quindi avere comunque la famosa open mind è quello. Quindi sì, pesa, perché qualcun altro avrà fatto meglio di te, sicuro. Quindi almeno arrivare alla pari, che poi te la giochi con le famose soft skills, no? O comunque te la giochi tutto il colloquio. Però, cioè sì, importante nel CV, ma è importante anche a livello personale. Sì, Giulietta, tu sei d'accordo? Esatto. Io sono totalmente d'accordo e devo ammettere che attualmente, insomma, nella mia attività comunque di screen curriculum mi rendo conto che ci sono persone veramente valide, nel senso che magari provengono da università di un certo tipo, con voti molto alti, e poi magari ti arriva un CV di una persona che magari ha un voto più basso, però ha fatto tantissime esperienze ed è giovanissima. Ovviamente la tua scelta ricade sulla persona che ha fatto più esperienza, perché comunque vuol dire che già qualcosa ha visto in più oltre a quello che è l'ambiente universitario. È una cosa che io dico spessissimo anche ai miei amici: ragazzi, guardatevi intorno, nel senso, ok l'università, ok gli esami, e va benissimo puntare sempre al massimo dei voti, tutto quanto, però è tanto importante anche capire quelle che sono un po' le proprie passioni e capire un po' che passi si può fare, no? Per cercare anche di, insomma, di muoversi già un po' in verso una direzione, perché nel momento in cui, insomma, ci si laurea e ci si guarda intorno, non è semplice scegliere, non si sa veramente qual è la propria strada. Quindi se già in anticipo ci si fa un pensiero, anche piccolo, è già qualcosa, è già un po' aiutare, ecco. Questo sì. Assolutamente, guarda, diciamo, uno dei motivi per i quali noi facciamo questi webinar è proprio per quello che dice un po' Giulietta, cioè cercare di raccontare cosa vuol dire, no? Lavorare nelle risorse umane, abbiamo fatto lavorare nel marketing, lavorare in finance, perché non abbiamo veramente la presunzione di dire, dopo che ascolti un webinar, che hai capito che lavorare come HR generalist è il tuo sogno. Però è un modo per dire, interessante, posso approfondire. Ok, quindi sono d'accordo che fare esperienze è sicuramente importante. Diciamo, qui continua ad arrivare un sacco di domande. Allora, io rimarrei a fare l'ultima domanda sulle competenze, perché se no qui rimaniamo all'infinito sul tema delle competenze. Quindi, su quali competenze vi state concentrando con le attività formative? Wow. Partirei questa volta, dai. Allora, su di me, quindi cosa sto facendo io su me stessa? Esatto, tu come stai continuando a migliorare, che poi è un tema che secondo me è veramente importante. Ah, beh, assolutamente, perché in realtà... Oh, è andata via Giulietta? Yes, tornerà. Tornerà, no, ok, noi intanto nel frattempo rispondo alla domanda, così riempiamo il famoso... Ci sono pure... Allora, diciamo che fortunatamente anche la mia azienda mi ha aiutato tantissimo. Per esempio, io ho iniziato anche a utilizzare la famosa suite di Adobe, quindi Photoshop, Premiere, Audition, per appunto per usi aziendali dovevo comunque saperlo fare.
Quindi già da quel punto di vista ho iniziato ad avere qualche competenza in più anche lato dei programmi. Poi ho appena concluso un corso di employer branding, perché appunto non avendo mai fatto né risorse umane, ho fatto comunque un'attività soltanto prettamente di marketing, avere un attimo un overview anche un pochettino su quello che succede nel mondo del employer branding, perché è vero, c'è una cosa che va molto a braccetto col marketing, non è una cosa che non si può fare se non fai marketing, anzi, aver fatto marketing aiuta tantissimo, però dovevo acquisire competenze che mi mancavano, quindi sto facendo corsi, continuo a far corsi e innanzitutto mi sono presa anche qualche libro sul mondo dell'HR, perché non essendo nata HR, esatto, devo comunque, nel senso, mi sono comprata gli ultimi libri, soprattutto su come si gestiscono le persone, perché puoi anche avere la naturalezza di fare, però un minimo di letteratura ti deve supportare, perché se no non... Infatti ne ho tre sul mio comodino, ne sto finendo il primo, pian pianino li finisco. Me ne consigli uno poi, Angelica? Uno tu me le consiglia? Dopo me le consigli. Sì, sicuramente. Ok, guarda, io diciamo, Giulietta ci aveva abbandonato per un istante, però è tornata subito. Sì, ho perso la connessione. Tanto diciamo, ci sono due domande. È la casa che non funziona. Ma tranquillo, intanto ci sono due domande. La prima è, tu quali competenze stai sviluppando in questo momento? E qui ci aggiungerei pure quest'altra domanda, che invece è un po' più filosofica. Quali sono le vostre challenge HR del 2020 e come le state affrontando? Quindi, da una parte, quali sono le competenze che voi state sviluppando? Perché poi, diciamo, è importantissimo continuare, no, a imparare e a migliorare. Allo stesso modo, per il vostro ruolo, quali sono le challenge che state affrontando, considerando quello che sta succedendo intorno a noi nel mondo? Ovviamente non è un periodo molto facile per chi lavora nelle risorse umane. Quindi, Giulietta, tu che ne dici di questo? Allora, diciamo che rispondo prima alla prima domanda dal punto di vista delle competenze. Sicuramente io attualmente sto imparando tutti gli step, diciamo, di selezione, come sono strutturati, come avvengono in maniera molto dettagliata, e mi sto anche, diciamo, molto indirizzando su certi tipi di profili. Cerco anche di capire che cosa ricerca il mercato, quindi quali sono, diciamo, i profili più interessanti rispetto a profili meno interessanti. Poi c'è tutta la parte anche di analitica dei dati, perché non è soltanto facciamo i colloqui, gli HR usano anche Excel, è vero, quindi c'è tutta la parte, diciamo, di analitica dei dati per capire, infatti, per capire un attimo come sta andando tutta l'attività che portiamo avanti, insomma, day by day. Invece, per quanto riguarda questa domanda, molto, diciamo, sfidante questo momento per noi. Io vengo da uno stage che ho, diciamo, fatto totalmente in smart working, quindi è stato un conoscere il team comunque con un computer davanti, non vederli mai di persona, quindi che, diciamo, anche la nostra realtà, secondo me, sta affrontando è questo, diciamo, cambiamento di approccio ai candidati, dal colloquio che viene fatto banalmente via Zoom, via WebEx, Teams, piuttosto che in presenza. Quindi anche il capire il candidato attraverso uno schermo non è così scontato come magari vederlo di persona, dove puoi percepire delle emozioni o dove lui magari attraverso anche il suo, diciamo, linguaggio del corpo può darci delle informazioni in più sulla persona che è. Quindi questa sicuramente sarà una grande sfida che ci porteremo avanti, ma comunque in generale, nel senso, ci sono i mezzi, la tecnologia per poter comunque avere un processo di selezione che sia efficace allo stesso modo, anche se non è in presenza. E poi sicuramente dal punto di vista, diciamo, un po' anche della formazione, quello che ha cambiato è la modalità della formazione, quindi dalle, diciamo, training in presenza a una training totalmente, diciamo, digitale. Quindi no, tutto anche l'approccio ai lavori di gruppo, insomma, anche allo sharing delle proprie emozioni, di idee, insomma, tutta questa parte qua, diciamo, che ha virato un po' su un aspetto molto digitale, che è molto, diciamo, utile quando, giustamente, non so, si hanno vari impegni, quindi, insomma, il digitale permette un po' più di fluidità, insomma, negli impegni, però non ti fa perdere un po' quel senso di comunità, di empatia a volte. Quindi queste saranno delle sfide che veramente continueremo a vivere quest'anno, l'anno prossimo, chi lo sa, però, insomma, un po' questo. Certo. Invece, diciamo, io sono molto curioso di capire anche dal punto di vista di Angelica, quindi sul tema dell'employer branding, che spesso l'employer branding viene fatto, no, all'interno dell'università, per esempio. Yeah. Come sta cambiando un po' il tuo lavoro, quindi il tuo approccio in questo periodo, e come pensi di affrontarlo poi nei mesi che a venire? Esatto, perché appunto, essendo quasi tutto in digital, anche i famosi career day, adesso nelle famose università
le fanno tutti virtuali e sono funzionali, perché in realtà, passami il termine, non c'è quella famosa perdita di tempo che stai in una giornata a aspettare che uno dei candidati. Adesso ti aiutano tantissimo a dire: ok, noi ti facciamo uno screening, tu li guardi, ci dici quelli che ti piacciono, organizziamo l'appuntamento, così è direttamente arrivi all'obiettivo. Verissimo, è molto più funzionale, però come dice Giulietta, va a perdere tutto quell'emozione che ti dà la parte live. Quindi sicuramente noi ci dobbiamo adeguare, perché comunque i career service dell'università, perché noi siamo giustamente su Pavia, perché Pavia è la nostra città adesso, poi siamo arrivati anche al Polimi, poli di Torino, quindi pian pianino, soprattutto perché noi cerchiamo ingegneri e sviluppatori software, quindi è normale che noi cerchiamo tantissimo in università, però dall'altra parte dobbiamo adeguarci. Sicuramente faremo attività, molte attività di careers direttamente sulle piattaforme, ma dall'altra parte dobbiamo anche dedicarci della retention, perché questo vuol dire smart working, ok? Soprattutto noi anche in sede, noi fra un mese esatto ci trasferiamo in un building nuovo, cioè di 4.000 metri quadrati, sempre su Pavia, quindi abbiamo anche trasloco da dover fare, da gestire le persone, portare direttamente nella nuova sede, normative Covid, quindi abbiamo dei grandissimi challenge, visto che ce l'abbiamo una nuova sede, quindi siamo abbastanza caldi questo fine 2020, ecco, sì. Non ci si annoia no, mai. Guarda, io ti dico, prima di iniziare il webinar, sto finendo l'analisi dei competitor, fatti vedere tu, cioè per capire l'analisi dei competitor, ma lato comunque employer. Quindi alla io fine... sono a casa oggi, purtroppo, quindi vedete la mia cameretta di sfondo, però non è un problema, insomma, è smart working, ci si adatta. Esatto. Io vorrei invece collegarmi al discorso che citava prima Giulietta rispetto a LinkedIn, e è arrivata una domanda molto interessante, okay, che ve la leggo. È meglio farsi notare dalle imprese scrivendo, condividendo articoli interessanti sulle risorse umane, esempio su LinkedIn, quindi, oppure è meglio inviare curriculum per le posizioni aperte nelle imprese? Qual è la strada, secondo voi, più efficace? Vanno portate avanti entrambe? Ragazzi, entrambe le cose. Brava. Entrambe le cose. Nel senso, ora, sicuramente condividere articoli e tutto quanto va bene, ovviamente, se sono magari commentati. Nel senso che se io vedo un articolo interessante e voglio dare magari una mia opinione, lo ricondivido, magari mettendo degli hashtag, un po' di tendenza, ritaggando magari la pagina dove ho letto quel post. Insomma, mi faccio un po' notare. Poi ovviamente tutto deve anche nascere dalla rete che si ha, perché io se su LinkedIn non ho, diciamo, pochi collegamenti, ho dei collegamenti, ho soltanto i miei amici, LinkedIn non è Facebook, quindi nel senso, l'importante è anche avere un po' della rete, delle persone un po' di un certo, non dico rilievo, però delle persone magari che non sono gli amici di Facebook, ecco, no? Quindi unire un po' queste due cose, ripostare e poi fare comunque domanda per posizioni aperte, è una carta vincente, ve lo assicuro, per esperienza funziona, fidatevi, funziona. Io vi posso dare un piccolo tip. Le cose. Vi vedo anche un piccolo tip. Io ho scritto direttamente ai manager di risorse umane su LinkedIn, ma direttamente, cioè nel senso, una volta dicevo, avevi tipo quei 30-40 caratteri, dicevo: buongiorno, sono Angelica, vorrei avere la possibilità... Cioè, io ho avuto un bel po' di colloqui grazie anche a questo. Cioè, nel senso, per farvi capire, LinkedIn sì, la vostra pagina, giusto, se volete arricchirla con i contenuti che vi interessano, fatelo, non tirate fuori discorsi politici, perché meglio essere ben generali, ma scrivete anche a HR manager su LinkedIn se cercate una posizione. Non abbiate paura, cioè nel senso, anzi, no, comunque fammi vedere... Rischiate. Esatto, assolutamente. No, nel senso che comunque LinkedIn è fatto proprio apposta. Nel momento in cui io so che vorrei, non so, banalmente andare a lavorare per l'azienda X, vado sulla pagina LinkedIn, quell'azienda, c'è, diciamo, una barra di strumenti sotto dove c'è home, about, persone. Su persone, se voi cliccate su persone, avete tutta la lista, diciamo, delle persone che lavorano per quell'azienda. E voi potete aggiungere alla vostra rete di contatti e... Se poi vi accettano, diciamo, l'invito, potete mandargli magari un messaggio, veramente ringraziandoli per aver accettato il vostro invito, sono molto interessato alla vostra realtà,
così, insomma, già fate vedere comunque che avete un interesse per un certo tipo di realtà. Ed è una cosa molto apprezzata, eh? Non pensate che vi scambiano per, diciamo, stalker o cose strane. Anzi, fatelo. Se avete la possibilità, fatelo. Altrimenti a quest'ora mi avrò mandato qualche querela, probabilmente. quindi, con tutte le persone che ho scritto. Però ancora viva, perciò non è successo niente. Angelica, idem. Quindi esatto. Fatelo, assolutamente. Anzi, ti ha portato fortuna, diciamo, questo... Eh sì, guarda, se non ci dico no, infatti... esatto. Ok, guarda, molto... Visto, questa è la prova vivente. Esatto. Assolutamente, ragazzi. Però ecco, se poi arriva qualche denuncia e si arrabbiano con noi, Giulietta, noi rimaniamo tutto a te, Te lo dico subito. Non vorrei... Io rimanderò qualcun altro, facciamo così, facciamo un po' in giro. Rimando l'Angelica, che poi lei rimanderà qualcun altro, così siamo a posto. La famosa catena di Sant'Antonio, quella che ti mandavano via messaggio, uguale. Allora, esatto. Qua continuano ad arrivare numerose domande, però qui, diciamo, io diciamo ne seleziono giusto un altro paio, perché sennò qui potremmo andare... Ok. Allora, la prima anche qui, diciamo... entrai perché lavorate nel settore charm, ma entrai perché hai dato un sacco di colloqui. Questa è una domanda classica, la sua, però è sempre curioso, no? Avere il punto di vista di altre persone. Quindi, quali caratteristiche ha solitamente un CV che viene scartato durante lo screening? Quindi io direi qui è semplicemente quali sono i classici errori che voi vedete, sia di fare voi stessi, perché immagino che come tutti fanno errori, e sia magari ecco, in fase di recruiting quelli che effettivamente uno fa. A voi la parola. Allora, ragazzi, rispondo io perché è la cosa di cui mi sto occupando anche molto adesso. Due cose. La prima cosa, evitate l'Europass, please. Brava, soltanto brava, questo. Ci sono tantissimi template. Grazie. Cioè, veramente, anch'io no Europass. No, Europass proprio, no. Ci sono tantissime template, sia su Word, se poi volete sbizzarrirvi, c'è un sito che si chiama Canva, www.canva.com, voi vi diciamo, iscrivete gratuitamente con la vostra mail, e lì ci sono veramente tantissimi template di curriculum. Ovviamente, se voi mandate un CV a un certo tipo di azienda, cercate di mandare un CV che sia diciamo anche un po' in linea all'azienda stessa. Mi immagino ovviamente che una persona che, non so, fa finance, se vuole andare a lavorare nel finance, non mi manderà un curriculum tutto colorato con, non so, delle cose particolari. Quindi anche diciamo, il design del curriculum è importante, perché se io ricevo, non so, per una posizione finance, una persona che mi manda un curriculum di quel tipo, dico... c'è qualcosa che non mi convince, ecco, no? Magari non è che questa persona qua è un po' più marketing. Poi un'altra cosa, state attenti molto al contenuto, nel senso che il curriculum non è una lettera di presentazione, quindi deve essere, diciamo, scritto il giusto, né troppo poco, né troppo. E non deve neanche essere un elenco della spesa. Un po' questo, perché comunque qualcosa di voi deve dire. Deve essere la vostra carta d'identità, ecco, però un po' più personalizzata. Attenzione anche alla calligrafia, all'ortografia, tutta questa parte qua, perché comunque salta all'occhio se ci sono degli errori, soprattutto se è in inglese, salta all'occhio, ve lo dico, salta all'occhio. E già quelli, se mettete un C1 e poi mi sbagliate l'inglese... Male. No, ecco, ovviamente. Male. E Angelica, qualcosa da aggiungere? Qualche altro errore che ti è capitato, che hai visto? Guarda, io più o meno in linea, allora sull'Europass sono completamente d'accordo, ma perché ormai io comunque quello che vedo è almeno quello che ho fatto anch'io, cioè a me quello che mi hanno sempre recriminato è lunghezza, sicuramente non 10.000 pagine, dare un minimo in quelle che, le esperienze che fate, che sia lavorative o che sia di formazione, soprattutto le lavorative, dire cosa avete fatto, ma due righe, non ho lavorato qua appunto, tipo LinkedIn, due righe, ho fatto questo, quale competenze hai sviluppato, queste, quale tipo di software hai utilizzato, queste. Cioè almeno dare subito all'occhio, per esempio io ho lavorato nel marketing e quale tipo di suite ho utilizzato, Adobe, WordPress per fare i post, almeno dire che lo fai, almeno qualcosina, così almeno dici ok dai, sa fare Adobe, poi gli chiederò in colloquio che tipo di livello ha. Cioè, però dare subito già qualcosina in più, che sia anche leggermente raccontando, non come dice, non lista della spesa, non testo, però qualcosa sicuramente in più. Ecco, io dico questo. Sono d'accordo, ma do esatto.
voglio dare una buonissima notizia sia diciamo ai nostri speaker che al nostro pubblico di oggi, che su Tutored è possibile creare il proprio CV. Esatto. Ok, quindi dico questa bella notizia. Quindi noi diciamo esattamente... Chi non è un Europass? Anzi, diciamo, proprio segue esattamente quello che hai detto voi. Quindi, diciamo, poi dipende, si struttura su una pagina, massimo due, dipende un po' come lo va a strutturare. Diamo dei caratteri limiti, in modo tu racconti le esperienze, non devi stare lì a avere 500 caratteri, ma tweet deve essere specifico. Quindi è organizzato ed è fatto apposta per un ragazzo che ha fatto ovviamente le sue esperienze, ma non è un manager che ha 45 anni di esperienza, ma diamo proprio questi tips, quindi sia tips che consigli su come effettivamente andare a fare questo CV. Si fa molto facilmente, quindi diciamo ecco, molto semplicemente, ed è già, l'idea nostra è quello di, ed è molto comodo sia all'utente ma anche poi all'azienda che lo andrà a vedere, quindi l'azienda partner con cui collaboriamo, perché poi sarà un CV che loro hanno tutti questi dati in maniera semplicemente possono andare a fare tutte le ricerche. Esatto, quindi in maniera organizzata possono andare a dire voglio tutti quelli che sono candidati e sanno JavaScript, per esempio un linguaggio di programmazione. Esatto. Diciamo, l'idea però è questo, poi non solo, tu puoi creare il tuo CV su Tutored e lo puoi anche scaricare, quindi o uno va su Canva, come diceva Giulietta, oppure su Tutored già ci siete, quindi forse è più veloce. Esatto. Magari Canva ha un po' più design, esatto. Ma su Tutored che va benissimo, meglio che l'Europass. Sì. Assolutamente. Allora, io guardate, volevo diciamo chiudere con un consiglio a testa che vorreste dare a questa nostra platea. Considerate che oggi ho visto ci sono sia studenti matricole che persone che già lavorano da un paio d'anni, ci sono profili di economia, profili di psicologia, profili di ingegneria, quindi diciamo è una platea molto interessante secondo me. Quindi un consiglio che vi sentite di dare, diciamo un po' per il futuro, qualche consiglio, qualche errore che avete fatto. Quindi partirei da Giulietta. Io? Ok, Angelica, va bene. Allora, cosa dirvi? Sicuramente io sono una persona che si è sempre assunta, diciamo, i rischi, quindi non avete paura di rischiare e soprattutto di seguire le vostre passioni, perché proprio, diciamo, rischiando, seguendo le vostre passioni, riuscite anche a capire qual è, diciamo, la vostra, diciamo, più strada ideale per il vostro futuro. Poi siamo comunque tutti giovani, sbagliare è umano, sbaglieremo per tanto, 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 tanto tempo ancora. Anch'io ho sbagliato tantissime volte, mi sono presa anche... non si può dire perché siamo in diretta, però così a volte da quelli che erano i miei tutor durante il mio stage, ma è tutto un imparare, un crescere. Quindi e non avete paura soprattutto del fatto se venite da percorsi di studio totalmente diversi da quello che sono le vostre passioni, perché si può fare veramente tutto. L'importante è avere la volontà e soprattutto l'ambizione di farlo e veramente mettersi in gioco. Quindi credere in se stessi e puntare tanto sul proprio carattere, che è un gran punto di forza, è già un buon inizio. Poi le skills si acquisiscono col tempo, non c'è problema su quello. Bene. Angelica? Guarda, io invece vorrei dire una cosa, sempre col rischio, ha ragione Giulietta, non aver paura, ma di non abbattersi soprattutto, perché nel mondo del lavoro non è facile, perché magari è la fortuna. Qualcuno può essere fortunato, magari scegli l'università giusta, il contatto giusto, quindi magari non fai fatica ad arrivare nel posto che tu vuoi, dove vuoi arrivare. Qualcuno magari lo è meno, quindi magari deve arrivarci con fatica, quindi non arrendersi. Magari avrai tante porte in faccia, ma ti aiutano. Quelle porte in faccia ti aiutano perché in tanti colloqui che si faranno tu diventi più forte, capisci cosa devi dire, cosa devi fare e sicuramente non arrendersi perché... magari la strada non è quella che tu hai immaginato all'inizio, non ci arrivi, però in qualche modo, magari anche se prendi una piccola deviazione, magari fai qualcos'altro, poi magari ci tornerai, nel senso accettare anche quello che ti arriva a volte, perché io volevo veramente, io volevo fare retail, lavorare nel GDO e non ho mai lavorato nella GDO, però per esempio io sono arrivata in una software house. No, davvero, cioè io volevo lavorare nella GDO e non ho mai lavorato nella GDO, cioè io ho fatto anche una tesi sulla GDO, perché io ho detto, basta, voglio andare in Messilungo, voglio andare in Coop, non ce l'ho fatta, però io sono arrivata in Savision e invece ho capito che in realtà fare l'employee branding è quello che mi piace, quindi anche se a volte non si arriva a un obiettivo, anche quello che ti arriva di diverso può essere anche più bello, quindi non arrendersi, imparare dagli errori e sicuramente a volte quello inaspettato è più bello.
Sono d'accordo esatto. Con quello che dite, è stato estremamente interessante. Allora, io, diciamo, ovviamente voglio ringraziare tantissimo Angelica e Giulietta per questa ora che ci hanno dedicato. È stato un contenuto estremamente interessante, sono sicuro che il nostro pubblico la pensa uguale. E, diciamo, noi alla fine di questo webinar tutti quelli che hanno partecipato riceveranno un link nel quale ci sarà anche un survey. Per noi è molto importante raccogliere feedback da parte di tutti, quindi appunto vi chiederemo ovviamente di andarlo a fare una volta che ricevete questa mail, penso, diciamo, nella prossima mezz'ora. Inoltre, un'altra novità che, diciamo, lo vogliamo annunciare qui, l'abbiamo detto lo scorso webinar, lo diciamo anche oggi, è uscita la nostra nuova applicazione, la nuova app di Tutored, che, diciamo, è da tanto tempo che ci lavoravamo, quindi è un modo molto più semplice, molto più facile per fare tutto quello che abbiamo raccontato, quindi creare il proprio CV, candidarsi in un sito di lavoro, leggere contenuti formativi, rivedere webinar come questo. Quindi per me è stato davvero un piacere stare qui insieme anche a grazie, Simone. Grazie mille, Angelica e Giulietta, di aver partecipato. Grazie a voi. È un piacere poter condividere, insomma, le vostre esperienze e il vostro background e tutto. Grazie a voi. Con la nostra community. E quindi, ecco, grazie di questo. Ci vediamo presto. Io lascio qui in chat per tutti il link dell'applicazione. E Angelica, Giulietta, è stato un piacere. Sono sicuro avremo modo di vederci presto. E ciao a tutti. Bocca al lupo per tutto. Grazie mille, ragazzi. Io qualsiasi cosa rimango a disposizione, diciamo, per ulteriori domande. Chi volesse scrivere su LinkedIn è apertissimo di farlo. Nel senso, fate pure, chi non ha avuto modo adesso. Va benissimo. Anche per me, ragazzi, quindi non avete paura di aggiungerci. Prima grazie. Lanciatevi, esatto. Tranquilli. No, infatti, Fate. Ciao. Va bene. Buona serata. Grazie mille a tutti quanti. Buona serata. Ciao. Ciao.